mi sento, direi, sicuramente emozionata, però anche molto grata. Direi che la sensazione più forte in questo momento che provo è la gratitudine, cioè mi sento veramente molto fortunata ad essere qui, perché è una città veramente tanto potente, quindi suonare qui è altrettanto potente, è una cosa veramente spettacolare, quindi sono molto felice. Perché era un po' un sogno suonare e cantare a Napoli, e farlo in Piazza di Pulcinella è sicuramente, non lo so, il miglior modo per farlo, credo, quindi sono davvero molto molto felice per questa cosa. Penso sia una delle opportunità più belle, l'opportunità migliore che mi potesse capitare, molto probabilmente. Io sono molto molto emozionata, molto tesa, perché la piazza sarà pienissima, e è una grandissima emozione, una grandissima emozione. E boh, è figo, diciamo, poter suonare in un panorama più mainstream in apertura al Comi, cioè per me è una sorpresa, e non vedo l'ora, perché effettivamente, vabbè, a parte, diciamo, tutti i musicisti incredibili, da Pino Daniele che hanno suonato in questa piazza, e poi c'è, cioè, prima sto facendo il soundcheck e mi guardavo intorno ed era bellissimo. Mi sento abbastanza tesa, dico la verità, però molto molto felice e onorata che, ecco, il Comune di Napoli mi abbia dato questa opportunità di poter partecipare a questo fantastico pre-capodanno, perché siamo ancora al 30, quindi sì, sono molto felice. Ciao a tutti, io sono Rama, sono qui per cantare per la prima volta qui a Piazza del Plebiscito, e per me è un onore immenso. Sono anche molto orgogliosa perché quest'anno si è organizzato veramente una sorta di festival della musica ed è andata a prendere tutti i generi, ed è bello perché comunque non si chiude solo nella nicchia napoletana, è bello, quindi mi sento orgogliosa veramente tanto, e anche perché poi canterò un mio brano che è dedicato a Partenope, quindi quale modo migliore se non cantarlo qui sopra. Quindi grazie a tutti e grazie al Comune di Napoli per questa esperienza. Ancora scossa, devo ancora riprendermi, è stato bellissimo, per me è un onore cantare a Napoli, dove sono, cioè, ci ho fatto tutta la mia adolescenza qua, quindi per me è stato solo un onore, sono orgogliosa e forza Napoli. I giovani in piazza, tutto quello che noi facciamo deve essere rivolto a quello, a tenere i tanti ragazzi napoletani a Napoli dove possono realizzare il loro talento. Stasera abbiamo tante cantanti napoletane che stanno realizzando il loro sogno a Napoli, e questo credo che sia una cosa molto bella.